capo questa briga tutto il pensiero cattolico sociale italiano, che è stato anche alla base dell'articolo 4 della Costituzione che lei ha citato, dove il lavoro, il diritto al lavoro viene indicato tra i principi della Costituzione, quindi anche una posizione, essendo nei primi 11 articoli quelli sui principi, predominante rispetto al pareggio di bilancio introdotto da poco comunque nella seconda parte della Costituzione e non nella prima e non nei principi, cosa che non poteva essere, che è la parte veramente inderogabile della Costituzione, che forse a qualcuno dà fastidio perché è comunque sulla base di quei principi, a meno che non definiamo completamente la nostra sovranità, possiamo ancora con un forte impulso politico sovvertire qualsiasi scelta che ci viene imposta e ancora ritrovare quelle energie per compattarci su determinate prospettive, determinati programmi. Però quello che oggi manca è il legame fra appunto visioni così importanti, così ideologicamente pregnanti come la massima occupazione dal punto di vista della tutela e della priorità della persona umana, quindi l'economia funzionale all'uomo e non l'uomo funzionale all'economia, perché invertendo questo rapporto poi l'uomo diventa funzionale per chi controlla l'economia, e chi controlla l'economia nella storia è sempre stato così, e chi ha più risorse rispetto a chi ne ha meno, e così vengono meno le ambizioni della gran parte di esseri umani, indipendentemente da un discorso di nazione e appartenenza. Oggi però nella politica c'è un'omologazione totale, abbiamo una destra, una sinistra, anche dei partiti che contestano, ma nessuno più propone una determinata visione del mondo. Se noi torniamo indietro, io ho più di 40-42 anni, quindi se tornassimo indietro di 20 anni, 20 anni fa nessuno poteva immaginare che più o meno il partito di sinistra portasse una norma come il Giovanni. 20 anni fa veniva visto come un attentato a cui si sarebbe reagito anche con le armi nelle piazze, una minima modifica dello statuto dei lavoratori. Oggi lo statuto dei lavoratori è stato completamente stravolto da quello che è l'erede nominale del più importante partito di sinistra del mondo occidentale, quando il mondo era diviso in due. Queste teorie economiche, che hanno tutto un loro significato, a me hanno colpito in particolar modo proprio per i risvolti della dimensione umana che includono, tuttavia non trovano oggi un riferimento politico preciso, anzi qui abbiamo il simbolo del Movimento 5 Stelle, che è un nuovo movimento, per carità, ma non trovano uno statuto, a livello di statuto fondante, uno schema, un partito politico che si batta per questo, le porterà e le diffugi. Non hanno una voce, oggi i partiti lo stesso, ma non è che più volte prima con i loro organi di stampa, oggi non ci sono più. Se pensiamo che il PD ha fatto saltare l'unità, però riconoscendo come quotidiano storico, però nel frattempo ha fatto Europa. È chiaro l'intento di mollare completamente un determinato filone ideologico per abbracciare un altro in una prospettiva che non si capisce se è libera, se è conservativa, ma che è funzionale per altri discorsi. E questo discorso si correga anche alle modifiche costituzionali, non solo in Italia ma negli altri paesi europei, dove la rappresentatività viene sempre più svincolata dal corpo elettorale e si va via via avvicinando con una riduzione del potere politico nazionale degli eletti e un accentramento del potere dal punto di vista decisionale in organismi autorevoli magari dal punto di vista curriculare dei loro componenti, ma non elettivi. L'Europa è un esempio di questo, non è l'Europa di Adenauer, non è l'Europa di De Gasperi, non è l'Europa di Schuman, che doveva essere un'unione preeminentemente politica e con la politica poi dare le direttive all'economia. Siamo neanche al contrario, c'è un apparato economico finanziario e c'è la politica che recepisce determinate decisioni come ineluttabili, come non modificabili. La nostra legge di stabilità, la nostra legge di regolamento comunitario è una legge obbligatoria, non è una legge che non è neanche discussa, tant'è che la gran parte delle norme contenute in questo legislazione europea passano con la fiducia oggi, vengono inserite in finanziaria e passano esattamente. Allora io mi chiedo perché se ha senso oggi
far rivivere la figura del partito politico come propositore di una visione, per poi su questo concentrare la diffusione di certe, e ovviamente l'impostazione economica della nostra società, piuttosto che sforzarsi di diffondere, e sicuramente è un lavoro encomiabile, come voi state facendo, la conoscenza di certi temi, ma che poi a livello decisionale non hanno sbocchi, perché hanno una rappresentanza politica limitata, o comunque che può sì cavalcare un certo tema, ma non si identifica con una visione in cui questo tema è preminente. Io ho fatto riferimento appunto a dei grandi visionari, uomini politici del passato, del pensiero politico italiano, ma anche europeo, che nella massima occupazione, possiamo citare anche più che John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, che nella massima occupazione vedevano una visione di sviluppo per l'umanità, e ovviamente dietro questo c'è un discorso con l'economia che deve essere funzionale alla persona umana e non viceversa allo sviluppo. C'era un discorso ideologico molto più profondo o più radicato, che oggi rimane storia, rimane lettura, rimane incognito di certi personaggi, ma non trova più radicamento. Non essendo un esponente politico, anch'io mi chiedo perché questa sfida non venga colta, naturalmente non posso rispondere. Ti posso dire che il sentimento che pervade la collettività è che quei valori di cui hai parlato, che condivido in pieno, in qualche modo o non sono più presenti, o se sono presenti vengono offuscati dalla percepita impossibilità di agire, perché c'è questo substrato economico che si pensa che governi in qualche modo l'esistenza. Quindi il lavoro della nostra associazione è essenzialmente quello di eliminare questo substrato e, come dicevo anche prima, quello di far comprendere che in realtà quei valori sono non solo possibili ma anche auspicabili, così come possibile e auspicabile l'idea che tutti possano godere di un reddito e soprattutto di un posto di lavoro, anche perché poi il reddito senza il posto di lavoro non ha la stessa impatto sociale in termini di uguaglianza, di appropriazione dei diritti, di sentirsi parte di una comunità che invece ha una massima occupazione. Quindi penso che il lavoro che noi facciamo sia essenziale soprattutto perché in qualche modo conferisce strumenti che consentono a tutti di poter affermare che invece un'alternativa è possibile e che non è più soltanto un relitto di un passato che non esiste più, ma che anzi è l'unica strategia per far sì che il futuro sia possibile. Speriamo che questo venga raccolto anche da chi vuole portare questa sfida in un ambito politico. Sono io. No, volevo condividere questa sfida. Una riguarda la negoziazione del debito che viene proposto da chi oggi può poterli vincere le elezioni in Grecia. Perché loro non vogliono uscire dall'euro, ma parlano della rinegoziazione del loro debito, che permetterebbe, insomma, di poter rimettere nella loro stessa economia dei soldi che attualmente escono dallo Stato per ripagare il debito. Teniamo conto che anche in Italia noi questo debito esiste ed è un debito che ci costringe allo Stato di avere fuori 65 miliardi, se non sbaglio, attualmente sto sbagliando, adesso mi ricordo una cifra. In termini di interessi? Sì, in termini di interessi, che vanno in qualche modo comunque a ricadere in quell'ambito che tu hai indicato come settore privato, perché quel settore privato è lo stesso che acquista parte di quel debito, ok? Qui c'è un pochino più complicato che quello che hai chiesto. Questo perché l'economia attuale è basata su presupposti che sono quelli che raccontava, adesso non conosco il nome della persona, ma prima si parlava dell'articolo 4 della Costituzione, del lavoro che viene legato sempre a un discorso di economia, mentre voi parlate di economia per i cittadini, il Movimento 5 Stelle cerca di parlare di economia per i cittadini. Che significa questo? Significa che l'economia non deve essere più un concetto monetario, ma un concetto etico. Cioè io non devo più pensare che il lavoro ha come fine quello di procacciarmi i soldi, ma o di produrre un capitale, ma ha interesse nel produrre uno stato che è migliore per lo stesso cittadino. Cioè noi non dobbiamo più pensare che il lavoro sia direttamente connesso
a un fattore economico, ma deve essere connessa a un fattore etico, cioè al fatto che si deve avere uno lavorando o anche senza lavorare comunque deve dare diritto a quelli che sono i beni comuni, alla scuola, alla sanità. Cioè l'economia deve essere legata a questi aspetti. Il lavoro, il dare lavoro a tutti, non è detto che il dare lavoro a tutti che tutto sia possibile, in ogni caso anche chi oggi non accede al lavoro possa in qualche modo beneficiare di uno Stato che è quello che gli deve essere garantito. Per cui l'idea del legare sempre il lavoro al solo, alla moneta, non sempre deve essere un processo giusto. Ok, non so se mi sono spiegato. Sono assolutamente d'accordo, dirò di più che soltanto facendo in modo che la scarsità di capitale monetario che ci viene imposta in questo momento finisca è possibile pervenire ad uno Stato in cui, essendo la possibilità di lavorare disponibile per tutti e quindi di percepire reddito, il lavoro sia slegato da un contesto di sfruttamento, espropriazione e mera produzione di valore monetario. È naturale che esistono anche delle proposte che la scuola della teoria della moneta moderna fa e pone per arrivare a quell'obiettivo, che è quello della piena occupazione, perché come tu giustamente dicevi è praticamente impossibile che le sole decisioni del settore privato siano in grado di produrre lavoro per tutti. Proprio per questo è necessario che ci sia un soggetto pubblico che renda disponibile la capacità di lavorare per tutti coloro che abbiano voglia e siano in grado di farlo. Una proposta per esempio che io trovo molto interessante è quella dei piani di lavoro garantito. I piani di lavoro garantito funzionerebbero in questo modo in un paese che ha la capacità di emettere la propria moneta. Si offre a chiunque sia in grado di lavorare e voglia di farlo un salario fisso ad una quantità variabile di lavoratori. E la possibilità ulteriore sarebbe quella di, attraverso consultazioni con le comunità locali, consentire al lavoratore anche di decidere in merito a cosa fare nell'ambito di una lista di cose possibili. Ciò consentirebbe in primo luogo di arrivare ad una piena occupazione senza che esistano dei conflitti dal lato salariale eccessivi per una fase iniziale, quindi poi si possa arrivare a spinte inflazionistiche esagerate e così via, e al contempo consentirebbe anche proprio di conferire al lavoro quello di valore di dignità umana, prima di tutto, prima ancora e anzi assolutamente in una posizione di predominanza rispetto all'estrazione di valore. È proprio se tutti sono in grado di accedere a quella capitale, a quel processo di approvvigionamento delle risorse, che il lavoro perde quella connotazione. E quindi ci auspichiamo che queste proposte vengano portate avanti e in qualche modo crescano. Quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo adesso. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutte le persone che hanno collaborato e partecipato alla costituzione di questo evento. Ringrazio per la sua casella Giacomo, auspico sempre una più fitta collaborazione tra il Movimento e l'Associazione di Economia per i Cittadini, e vi ringrazio al prossimo evento.